Nient'altro da Pierino. Posso fare una domanda veloce, ma mi aspetto anche una risposta veloce. Volevo sapere i sogni dei cinque candidati. Volevo solamente una cosa che dicesse ognuno di voi, una speranza che tra 5 anni sia realizzata. Perché dal momento che Martina, da molti anni che non sogna, non vede niente di sogni, allora mi farebbe piacere che un impegno a testa di un sogno, dire io voglio lasciare una traccia della mia persona perché sono il candidato sindaco e voglio rimanere nella storia. Che Grazie. bello. Inizia. Qua chi parte prima? Chiaramente per il bene comune, No, vabbè, sì, forse è una cosa che mi viene veramente da cuore. proprio più spontanea, perché se ne stiamo parlando da troppo tempo. Mi piacerebbe una pianificazione urbanistica, cioè la salvaguardia del territorio della nostra città. Quindi immaginare attraverso la pianificazione urbanistica la soluzione di tanti e tanti problemi. Ecco, questo proprio perché forse ne ho tanti, mi piacerebbe anche l'occupazione per tutti, che non possiamo garantire sicuramente. Però una cosa che ne ho sentito parlare sempre negli ultimi anni e che per un motivo o per un altro non si è mai proceduto è che io vorrei che ci fosse una pianificazione urbanistica che probabilmente andrebbe anche a pianificare tutto, anche gli insediamenti produttivi, anche i piani per l'economia, dell'edilizia economica e popolare. Ecco, mi piacerebbe fare una pianificazione urbanistica per la nostra città. Io penso una cosa. Rispondo proprio spontaneamente, così senza neanche, col cuore le rispondo, ecco, senza essere tecniche. Guardi, io so da cosa vorrei, quale sarebbe il segno che vorrei lasciare a questa città, quello di liberare Martina dalla mala politica. Se noi riusciamo a liberare Martina dalla mala politica, emarginare i politici che hanno rovinato la città, vedrà che non lasceremo solo un ricordo, ma ne lasceremo più di uno in questa città, perché è lì il problema di edificare, il problema di costruire, di rendere bella la città, mi creda, ci vuole solo amore, buona volontà e competenza. Però se non ci liberiamo di questi personaggi, noi non andiamo da nessuna parte, non riusciamo a piantare neanche un ciclamino nei prossimi 5 anni, Martina. Comunque non mi ha risposto. Eh? Non mi ha risposto. E perché vuole che le dica che io No, è un sogno. Io ho fatto una domanda del Allora, è registro. questo che Lei è diventato già sindaco. Lei è diventato già sindaco e tra 5 anni glielo lasciamo in porta. Allora, guardi, io ti dico che sto veramente No, no. C'è una cosa concreta. Sto visitando questa città centimetro per centimetro. C'è talmente tanto da fare che io vorrei pensare a qualcosa che fosse un bene per tutti quanti. E io penso che l'unico bene per tutti quanti è questo. Le posso dire di costruire una nuova scuola per i bambini, però sarebbe solamente delle parole, mi creda, se noi riusciamo a fare questo in questa campagna elettorale, a liberarci di tutti coloro che hanno portato Martina, noi siamo ricchi, noi la rifacciamo tutta quanta Martina, non solamente un progetto. E rimango di questo parere. Ti applaudo solo io, ma tu stai dicendo. Eh vabbè, sì, di parte, non mi pare. Sono di parte, ma sono convinta. Una città più vivibile sarebbe troppo generico, meno caotica, soprattutto nel traffico, e soprattutto una pari opportunità vera per tutti per ritornare a sentirsi martinesi. È semplicissima. Nel giro di pochi mesi eliminare la parola contro ed eliminare che si parli male della nostra città. Ragazzi, che vi devo dire io? Io che passo per un pragmatico e così, cioè il mio sogno è quello di vedere che i nostri ragazzi che stanno in giro possano tornare. Sì,